ed ecco la Volkswagen ID4 GTX. Con il termine GTX, Volkswagen vuole trasferire il feeling sportivo delle sue GTI anche all'interno delle sue vetture elettriche. La stessa Volkswagen definisce la ID4 GTX come sportiva come una vettura GTI, versatile come un SUV e anche sostenibile come una vettura della famiglia ID. Ma sarà veramente così? Beh, scopriamolo nel nostro com'è e come va. Com'è fuori? Ma per raggiungere tale scopo la ID4 GTX ha due motori, posto l'uno su ogni asse per dar vita alla trazione integrale. Ma ora, come di consueto, partiamo dalle dimensioni. È lunga 4,58 m, è alta 1,61 m e larga 1,85 m. Il passo è di 2,77 m. Che questa ID4 sia una GTX lo si capisce perché c'è il nameplate con la sigla sul lato posteriore, sul parafango anteriore e per alcuni orpelli estetici distintivi. In dote c'è un paraurti anteriore rivisto con l'elegante linea di luce che si estende dai gruppi ottici fino a confluire nel logo Volkswagen. Ora le prese per l'aria sono dipinte di nero e le bocche d'aerazione più estreme hanno al loro interno dei LED. Infine bisogna segnalare i cerchi in lega da 20 pollici nell'esclusivo design GTX, il distintivo tetto di colore nero e i mancorrenti. Com'è dentro? L'abitacolo della ID4 GTX non cambia poi tanto rispetto all'abitacolo della normale ID4. Abbiamo sempre tanta plastica che va a comporre l'abitacolo, però è comunque una plastica di qualità e la qualità costruttiva è davvero molto buona perché non abbiamo scricchioli di sorta. Nelle parti che toccheremo di più con le nostre mani avremo la plastica croccante, come in questo caso. Però nelle parti invece che toccheremo di più con i nostri polpastrelli abbiamo invece delle coperture soft touch, quindi sopra la plancia e sopra questa parte della portiera, così come nella parte centrale della portiera. E poi abbiamo sempre il piano black che dà quel tocco di eleganza in più qua al centro della plancia, che va ad inglobare anche le bocchette per l'aria, anche la sezione del clima. E qua ci sono dei tasti a sfioramento che ci rimandano ad alcuni menu peculiari, alcuni menu principali del sistema dell'infotainment. E poi abbiamo sempre il piano black qua nel tunnel centrale. Complessivamente è un abitacolo molto ben costruito e in più la versione GTX ha questa copertura morbida qua sopra di colore blu, copertura che si ritrova anche qua al centro della plancia, con le cuciture rosse a contrasto, cuciture rosse a contrasto che abbiamo anche sui sedili e che portano anche il logo GTX. Tra le razze del volante si nota il quadro strumenti digitale, piccolo nelle dimensioni, soltanto 5.3 pollici, ma capace di racchiudere tante informazioni utili alla guida. Peccato solo che queste informazioni non siano poi così tanto personalizzabili, oltre alle canoniche informazioni sui contachilometri. Abbiamo anche il radar per il cruise adattivo e qualche info che arriva dal navigatore. C'è LED up display disponibile a richiesta, per non staccare troppo gli occhi dalla strada. Ovviamente è presente il display dell'infotainment disponibile da 10 o 12 pollici e con un touch reattivo. I tasti touch o a sfioramento hanno conquistato l'abitacolo della ID4 GTX, con questi ultimi che sulla plancia centrale, sotto l'infotainment, rimandano a qualche funzione veloce ed essenziale, come per scegliere le modalità di guida o per attivare il condizionatore. All'interno dell'infotainment troviamo i menu conosciuti anche sulla normale ID4, quindi quelli per comandare il clima, la radio anche DAB, il telefono, i media e per collegare Android Auto ed Apple CarPlay. Com'è l'abitabilità? Ma come si sta sul divanetto posteriore della ID4 GTX? Allora, ho tanto spazio per la testa, tanto spazio anche per le gambe e in più non c'è il tunnel centrale, quindi si viaggia comodi anche qua in centro. Il sedile anteriore è posto sulla mia altezza, quindi 1,70 m, io ho tanto spazio sopra, sotto e anche di fianco. Peccato però che non ci sia la copertura di plastica morbida sulle portiere come invece abbiamo davanti. Abbiamo sempre però la plastica più morbida nella parte centrale. I nostri ospiti potranno godere di una piccola tasca per riporre i piccoli oggetti, due prese USB-C e poi abbiamo anche due bocchette per l'aria. Infine abbiamo anche un bracciolo centrale per
riporre dei piccoli oggetti e poi per appoggiarci. E poi bracciolo che dà vita anche a questo piccolo pozzetto posteriore per riporre oggetti un poco più lunghi o per prendere dei piccoli oggetti posti nel bagagliaio. Com'è il bagagliaio? Sì, ora parliamo del bagagliaio. Abbiamo un'apertura e una chiusura elettroattuata, 545 litri di capienza standard fino a 1757 litri. Abbiamo un fondo piatto, ma anche un doppio fondo per riporre i cavi della ricarica o piccoli oggetti. Abbiamo due pozzetti, sempre per dare più ordine ai nostri piccoli oggetti. E poi abbiamo due luci di cortesia, una presa a 12 volt. Com'è l'altezza da terra? L'altezza da terra è quella di un SUV, quindi non troppo bassa ma nemmeno troppo alta, quindi è facile caricare su i nostri bagagli. In più non c'è nessun tipo di scalino in entrata. Come va? Allora, abbiamo già detto che la Volkswagen ID.4 GTX ha due motori elettrici, l'uno posto su ciascun asse per dar vita alla trazione integrale intelligente. Quello che non abbiamo detto è che la ID.4 GTX si basa sulla piattaforma MEB e che in condizioni normali la trazione arriva dall'asse posteriore, quando invece abbiamo bisogno di più sicurezza, di più grip, subentra anche l'aiuto del motore elettrico anteriore e di quindi dell'asse anteriore per dar vita insieme alla trazione integrale. Complessivamente il propulsore elettrico ha 299 cavalli, riesce a bruciare lo 0-100 in 6.2 secondi e ha una velocità massima di 180 km/h, velocità massima autolimitata elettronicamente. A dare energia al propulsore elettrico poi ci pensa la batteria da 77 kWh che garantisce, secondo il ciclo WLTP, anche 480 km di autonomia. Secondo me sono un po' troppi, secondo me i chilometri reali di autonomia sono 400 e sono comunque chilometri che dipendono molto dal vostro stile di guida. In più qua siamo su un SUV sportiveggiante, di conseguenza è facile farsi prendere la mano e adottare una guida un poco più sportiva, un poco più ludica, quindi in quel caso i chilometri con qualche accelerata di più scendono molto più rapidamente. È vero, ho parlato di SUV sportiveggiante e non di SUV sportivo. Rispondiamo alla domanda che abbiamo fatto all'inizio: è davvero un SUV sportivo? La risposta è no, per quanto mi riguarda. Se invece ci facciamo un'altra domanda, è davvero un SUV sportiveggiante? Allora la risposta, per quanto mi riguarda, in quel caso è sì. Abbiamo una batteria che da sola pesa 486 kg e posta praticamente sotto di noi, quindi questo abbassa molto il baricentro della vettura e ci permette di capire bene gli spostamenti della ID.4 GTX. È inutile che ce lo nascondiamo, il peso di questo SUV elettrico nella guida, soprattutto nella guida più sportiva, si sente e come, quindi se le tireremo tanto il collo si sentirà un certo coricamento laterale ma anche un po' di rollio. Soprattutto questo lo avremo se utilizzeremo la modalità di guida Eco e Comfort, modalità di guida che sposano anche un setup per le barre, per gli ammortizzatori, per le molle, per le sospensioni, un setup un poco più morbido. Ma quindi la guida sportiva c'è o non c'è? La guida sportiva c'è, ma bisogna attivare la modalità sport che va a irrigidire un po' il setup. Ancora meglio poi se sceglieremo l'allestimento, anzi il pacchetto Sport Plus, che va a irrigidire ancora di più gli ammortizzatori, le molle e le sospensioni. In questo caso si andrà proprio a limitare ancora di più i coricamenti laterali di cui vi parlavo prima e i beccheggi. Sempre utilizzando la modalità sport si fa anche molto più marcato il controllo elettronico di bloccaggio trasversale, che in Volkswagen definiscono e chiamano come XDS per quanto riguarda la ID.4 GTX. Che cos'è questo controllo elettronico di bloccaggio trasversale? Semplicemente un sistema che elettronicamente va a simulare il lavoro di un torque vectoring e quindi va a frenare
va ad agire sui freni quando siamo in curva, per darvi un anteriore ancora più preciso e sicuro. Ho parlato di tante modalità di guida: eco, sport, comfort, tutte modalità che cambiano effettivamente il comportamento della vettura su strada. Però abbiamo anche la modalità traction, quindi quella modalità che va a sfruttare appieno la trazione integrale della ID4 GTX, e poi abbiamo anche la modalità individual, che ci permette di cucirci su misura il comportamento di molte parti della vettura. Per esempio, vado a leggerlo direttamente nel sistema dell'infotainment: la modalità individual mi permette di cucirmi su misura il comportamento del telaio, dello sterzo, della trazione, e poi abbiamo anche il comportamento del cruise control o il comportamento del condizionatore. Quindi diciamo una modalità che ci permette di personalizzare in molteplici parti il comportamento, il feedback che ci dà questa ID4 GTX. Infine devo segnalare la presenza di uno sterzo progressivo, quindi che diventerà un poco più leggero alle velocità poco pacate e diciamo nei contesti più urbani, e si farà un poco più pesante, un poco più comunicativo alle più alte velocità o quando saremo in autostrada. Abbiamo anche sulle ID4 GTX la modalità brake o braking, che ci permette di enfatizzare la rigenerazione dell'energia in determinate situazioni, quindi da utilizzare in modo particolare quando siamo in discesa o quando ci sono tanti momenti di rilascio dal pedale del gas, per permettere alla vettura di recuperare quell'energia e poi riutilizzarla per il propulsore elettrico. Nella modalità drive i motori elettrici in fase di rilascio andranno avanti per inerzia. Se invece selezionerò, come in questo caso, la modalità brake, quando andrò a lasciare il pedale dal gas, i motori elettrici funzioneranno come dei veri e propri generatori. Com'è la tecnologia? Ci sono anche gli ADAS. La Volkswagen ID4 GTX è tecnologica dentro ma anche fuori. I sistemi di assistenza della ID4 GTX sono raggruppati sotto la denominazione EQ Drive e comprendono di serie il sistema di ausilio al parcheggio con avvisi acustici, l'assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assist e l'assistenza nella frenata di emergenza Front Assist. Optional sono invece il Travel Assist e il Cruise Control adattivo. Come si ricarica? E infine parliamo di consumi e di ricarica della batteria. Grazie ad una potenza di carica massima pari a 150 kW di picco, la batteria della ID4 GTX può essere rigenerata di 300 km in meno di 30 minuti. Però con la più comune colonnina pubblica ci vogliono dalle 3 alle 5 ore, mentre con la wallbox o dalla corrente di casa ci vorranno circa 7 o 8 ore per avere la ricarica completa. Per quanto riguarda i consumi, rifacendomi a quanto comunicato dal computer di bordo, utilizzando la ID4 GTX il dato rimandato è stato di 26 kWh ogni 100 km. Utilizzando la modalità eco e la modalità brake, il consumo si è abbassato di 20,5 kWh ogni 100 km. Quanto costa? Volkswagen ID4 GTX mi ha dimostrato che mobilità sostenibile e guida un poco più ludica, un poco più sportiva possono andare d'accordo. Lei si presenta a listino con 60.250 euro. Ovviamente parliamo della ID4 GTX con la trazione integrale e due motori elettrici. Ma ora quello che mi è piaciuto e quello che non mi è piaciuto della vettura: mi è piaciuta la sua suite tecnologica sia di bordo sia per quanto riguarda gli ADAS, mi è piaciuto l'abitacolo spazioso e poi mi è piaciuto il fatto che alla guida è veramente ludica, è veramente più divertente rispetto alla normale ID4. Cosa invece non mi è piaciuto? Non mi è piaciuta l'autonomia di 400 km, certo, però sono chilometri che dipendono molto dal vostro stile di guida. E poi non mi sono piaciute delle caratteristiche, secondo me, peculiari del segmento del SUV, delle elettriche, quindi un peso ingente che comunque si sente alla guida e poi il prezzo di attacco davvero molto elevato. Ma ora voglio sapere da voi cosa ne pensate di questa Volkswagen ID4 GTX. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, seguite Motori Line sul sito, su tutti i canali social, e semplicemente al prossimo video.